che si chiama Future Scenario, Scenari Futuri. Sì? E anche se è un po' complessa, io penso che in questi giorni andiamo a capirla, sì, a capire, perché andiamo come step by step, come passo per passo della metodologia, sì? Molte cose che andiamo a fare della metodologia la facciamo lo stesso nella realtà, diciamo, quando la facciamo con la gente, e c'è qualcuna cosa che la facciamo un po' diversa. Perché abbiamo di più di tempo, sì? Quindi prima questa metodologia si sviluppa come in 2 giorni più o meno, ma c'è un po' di lavoro prima a questi 2 giorni, sì? Un po' di lavoro prima, che questo lo faremo oggi. Quindi quello che facciamo oggi è per capire il lavoro prima e anche per essere pronti per iniziare domani con il lavoro, ma alla fine di oggi io parlerò un po' di come lo facciamo quando abbiamo un po' di più di tempo. Sì? Capito? Ok. Ok, perché questa metodologia? Sì? Questa metodologia, diciamo, ci piace molto dire che è una metodologia che integra la incertezza e anche la complessità. Sì? Integra la incertezza perché mettiamo, per pensare negli scenari futuri, mettiamo molti fattori che non sappiamo. Che cosa vanno a succedere con questi fattori, sì? E anche parliamo di complessità perché mettiamo nello stesso sacco molti di fattori diversi e intentamos Cerchiamo. e cerchiamo di capire le relazioni tra loro. Quindi è una metodologia che ci aiuta a pensare nel tempo contemporaneo, attuale, perché adesso siamo in un momento dove la incertezza è alta e anche dove la complessità è alta. Alta, si dice bene, no? E questo di futuri, scenari futuri. E quello che Costruiamo. costruiamo sono diversi scenari futuri per cercare di pensare in un lungo tempo, sì? Nella nostra vita, in nostre organizzazioni, nei nostri gruppi. E volte la realtà è così molto veloce e solamente pensiamo nel tempo così più vicino, questi mesi, questi anni, allo sumo questi 2 anni, al Massimo. massimo questi 2 anni, ma per molti assunti importanti della nostra vita, come? Molte Molti, questioni molte importanti. questioni importanti della nostra vita non cambiano in un anno. Quindi dobbiamo pensare in tempo un po' più lungo, anche perché questo ci fa maturare come società. Sì? Per esempio la natura. Il sviluppo della natura è nel lungo tempo, no? Un bosco, una foresta si fa in un lungo tempo, sì? Questi ritmi. E
E anche per cambiare gli assunti importanti della nostra vita, anche se vuole un po' di tempo, sì. Quindi è molto carino, qualcuna volta, metterci insieme per pensare un po' nel lungo tempo e poi pensare che proposti ce l'abbiamo desde ahora, da Da ora. ora fino il futuro per sviluppare. Sì? Più o meno? Ok. Questo io penso che sta bene per adesso. Vado a mettere una PPT che non è in italiano, è un progetto che così lo abbiamo fatto adesso in Bruxelles, che è carino metterli perché è un esempio reale di una cosa che abbiamo fatto 15 giorni fa. Ma quello che è più importante non è il testo, perché io lo spiegherò. Dopo, nei materiali ce l'avete con la traduzione in italiano tutto a posto, sì? Ma quello che io lo voglio mettere per i disegni, due disegni che ci aiutano un po' a pensare, a parlare di questo, sì? Tutto il materiale che proiettiamo sarà disponibile alla fine dei laboratori da internet, quindi dal sito di laboratori dal basso. Ci mettono pochi mesi, eh. Ci metterò un bel po'. Se riusciamo a procurarci, no, magari tra 6 mesi, a ricordare, verrebbe comunque questo modulo, i prossimi moduli. Se subito avevi, non lo so, chiediamo questo. Ok, quindi se volete, perché questo è come una cosa più organizzativa, possiamo mettere un spazio per parlare di questo per non. Sì. Ok, quindi questa metodologia di Future Scenario, iniziamo con questo che è oggi, no? Che è come il presente. E iniziamo a capire cosa succede nel presente con gli assunti che è importante, la questione che è importante per noi. Sì? Per esempio, in questo esempio, questa è la pregunta: come sarebbe l'economia solidaria in Europa? In questo anno, nel futuro, sì? 20 anni, in 20 anni, sì? Quindi la nostra pregunta per lavorare qua, la nostra domanda, muchas gracias, la nostra domanda sarà un'altra relazionata con la partecipazione che dopo presenteremo, sì? Presenteremo. Ma gli scenari li sviluppiamo con una domanda, un assunto che è importante e che vogliamo come ricercare di più, sì? Può essere che cosa succederà qua nelle Ceglie o come questo, immaginate, questo è molto grande, come sarà l'economia solidaria, sociale solidaria in tutta l'Europa. Quindi con questo possiamo fare una cosa molto grande, ma anche una cosa un po' più piccola, ma sempre questioni complessi. No, come facciamo i dolci in. No, questo no, sì? Ma possiamo pensare come sarà il teatro qua a Ceglie 20 anni fa, 20, in 20 anni, fra 20 anni, sì? Sì, quindi iniziamo con una domanda. E poi, che facciamo con questa domanda? Sviluppiamo quattro scenari diversi, che ogni scenario è come una storia, sì? Una storia complessa che relaziona diverse questioni che sono diversi fattori, le chiamiamo, diversi fattori che sono vinculati alla nostra questione, sì?
che sono importanti e che ti ricordi questo di impulsores de cambio? Sono fattori scatenanti del cambiamento. Sì? Quindi quattro storie. Sì, ok. Quindi facciamo quattro diverse storie nel futuro. Ma non è che noi non è che facciamo una proiezione dal presente sul futuro, sai? Non è che noi, questo è il presente e questo è il futuro. Per fare questa proiezione, questa narrazione, non è che andiamo dal presente sul futuro e diciamo ok, adesso siamo qua, quindi domani facciamo un'altra cosa, quindi e nel 2035 succede questa cosa. Non facciamo questo perché quando facciamo delle proiezioni il modo di pensiero non è così interessante come per la creatività, sì? Quindi quello che facciamo è di qua noi capiamo dove siamo, ma quello che facciamo è un salto qua al futuro e poi diciamo ok, e come siamo arrivati qua? Che questo è diverso perché non è che, sai, quando io faccio la proiezione, io utilizzo come il mio pensiero di adesso, quindi io forse dico ok, prendo questo cammino, questo percorso e arrivo qua. Ma quello che vogliamo è arrivare a un lugare diverso, sì? Per ispirarci di più, sì? Quindi diciamo ok, possiamo arrivare qua e qua e qua e qua. E quali sono i percorsi? Questi e questi. Si capisce? Quindi questo è ci piace perché ci ispira un po' di più e ci mette il nostro pensiero un po' più creativo. Perché quando facciamo così, a volte sono restrizioni nella nostra testa che la mettiamo nel futuro. Sì? E quello che vogliamo è di mettere da parte questa restrizione, pensare nel futuro, sì? E poi pensare, si sarebbe così questo futuro? Che passo sono che hanno bisogno, sono necessario, sì? Scusami, quindi immagino il futuro che vorrei. No, grazie per questa pregunta. Non è... Ci sono delle... Ok, prima, io spiego un po' di più cosa è lo scenario perché adesso non l'ho spiegato. Quindi, io ce l'ho qua. Ok, ce l'ho qua delle domande, sono in spagnolo, ma che ci aiuta. Perché questo scenario, che è una narrativa di che cosa può succedere, sì? Non è come una predizione, sai, non è che noi abbiamo... Questa cosa, sì, non è che abbiamo questo e diciamo cosa succederà, sì, non è questo. E quindi devono essere narrative, racconti, consistenti, si può dire, consistenti, quindi che i fattori sono relazionati che i fattori si relazionano di una forma coerente. Okay, che i fattori si allacciano, si incastrano in una forma coerente. Sai, non è che io posso dire, ok, immaginate che ce l'abbiamo un scenario nel 2035 con una crisi, super crisi, sì? E il nostro scenario lo costruiamo, ok, tutti quanti ce l'abbiamo, tantissimi soldi, e... No, perché no, non è coerente, sai? Quindi
coerente con il presente, cioè con quello che no, ora. No, coerente con il futuro, sai? O che se parliamo, per esempio, nel futuro, se parliamo di come l'economia nel futuro, come l'educazione, come la tecnologia, questi fattori devono essere come collegati. Sai, non è che io dico, ah, l'educazione, ah, abbiamo tantissime scuole, e poi diciamo, no, ma non c'è soldi per niente, quindi non abbiamo i pubblici, sai, non perché non va bene, non è consistente, non è coerente, sì? Quindi non facciamo delle predizioni o... Non facciamo delle cose che vorremmo, perché non è, perché quello che vogliamo è un scenario complesso, sì? In un scenario complesso ci sono delle cose che vogliamo, ci sono delle cose che non vogliamo, sì? E questo è molto buono, perché dopo, per gli proposti, e li proposti, noi diamo, noi cerchiamo di capire le proposte per fare le cose che sì che vogliamo e per non fare le cose che non vogliamo. Sì? Si capisce? Ma la prima è l'escenario complesso, quindi l'escenario può avere cose che non ci piacciono e cose che sì. E questo è molto buono, perché ci aiuta per le proposte. Sì? Costruisce questo, cioè non ho capito. Sì, no, ok, io continuo. Cioè, mettiamo un po' di più. Cosa... No, bisogna di, per me, di spiegare un po' di più, ok? Quindi questo di le predizioni è anche perché non è che cerchiamo le cose come probabile. Neanche quello che cerchiamo è un scenario. Questa è una parola che ho dimenticato, che si chiama plausibile. Ah, è il latin. Quindi, che significa questo della plausibilità? Sì? Quello che può essere probabile, può avere una probabilità, anche se è piccola. Sì? Deve essere anche plausibile. Se piccola. No, anche se piccola. Deve essere plausibile o non deve essere? Deve essere. Sì, quindi non è che se adesso stiamo parlando della partecipazione nel CEGLIE, non è che diciamo, ok, nel 2035 gli extraterrestri saranno qua a CEGLIE, no, questo... Sai? Quindi, ma sì possiamo nell'escenario... Se possiamo nell'escenario mettere delle cose che hanno poca probabilità, ma che forse possono... Sì, sono plausibili. Per esempio, nel 2011, 3 anni fa, abbiamo fatto un gran progetto di ricerca sopra il consumo sostenibile, sì? nel tutta la Spagna. E abbiamo fatto... questa metodologia, in un scenario di questi, la gente parlava, perché per il consumo si parlava molto del cambio della democrazia, sì? Come l'empowerment dei cittadini, per cambiare come la struttura del consumo, tutto questo, no? E c'era un scenario che diceva, nel 2035, non mi ricordo l'anno che emettiamo, la gente... E fa delle riunioni, le associazioni, i movimenti sociali hanno molto collegati con la strada, quindi loro fanno la sua riunione nella piazzetta. Quindi questo non è l'extraterrestre, ma questo non era molto probabile, sì? Ma questo fu in febbraio-marzo del 2011. 2 mesi dopo,
a maggio del 2011 succedió questo movimento di indignati. Porta del Sol, 2 mesi dopo che la gente iniziò a fare delle riunioni nella piazza, sì? Quindi questo fu una cosa che succedió, che è successo, ma quando abbiamo fatto il scenario era una cosa poco probabile, sì? Perché mettiamo le cose poco probabili? Perché questa è la incertezza, che l'incertezza forse passa qualcosa e succede, sì? E anche non è che in un futuro il futuro sarà come uno di questi scenari. Non è che è perciò che non è una predizione, non è che diciamo, ok, nel 2035 quello che succederà è questo. È semplicemente una storia plausibile che ci aiuta a pensare negli presupposti resilienti. Perché resilienti? Perché mettono molti fattori che possono succedere o anche no, sì? Con più probabilità o di più di meno, sì? Di Qualche altro esempio, se possibile, cosa? per capire la differenza tra plausibilità e poco probabilità. No, questo è uguale. La plausibilità è questa cosa che ci aiuta a pensare che tu puoi, che tu ce l'hai una cosa che può essere molto probabile o poco probabile. Sì? E può essere probabile, ma il grado di probabilità è diverso. Ma non è una cosa di extraterrestre, sai? Non è una cosa che. Perché se iniziamo a parlare, non lo so, di extraterrestre. Ok, ci sono della gente che credono in queste cose, no? Però sì, per noi, se iniziamo a parlare di extraterrestri in serie, non ci aiuta a mettere i proposti per adesso, sai? Quindi desvia la discussione, sai? E quindi questo è una cosa che non è così difficile, e forse adesso così in astratto è un po' di più difficile, ma quando tu ti metti a parlare del futuro, tu puoi dire, ok, questo non è molto probabile, non è molto probabile, ma c'è qualche grado di probabilità. Un po' piccolo, sai? Questo l'esempio di la gente facendo la riunione nella strada, ok, tu puoi mettere i tuoi amici, forse a Madrid non c'è questa cultura, questo costume, quindi non è che ha molta probabilità, ma può succedere, sì? Si capisce più o meno? Sì, è. Ali, scusa, quindi su un tema che si sceglie non si fanno delle proiezioni a lungo termine, ma delle proposte No. devono essere, non de neanche proposte devono essere, Sì. cioè devono essere comunque delle proposte creative, positive, Sì, no. plausibili. No, ma questo è dopo. Prima. Ok, guardate, questi sono altri scenari che abbiamo fatto un altro progetto, sì? Che si chiama La evaluazione degli ecosistemi del millennio. Sì? Quindi quello che vogliamo indagare, ricercare, è come saranno i servizi che ci danno gli ecosistemi in un futuro. Sì? Quindi abbiamo 4 diversi scenari che si fanno con gli fattori, dopo vediamo come si fa, sì? E 4 differenti storie, sì? C'è una storia che questa, per esempio, che c'è molta tecnologia in un futuro, ma anche c'è molta la gente ce l'ha i valori ambientali, sì? Quindi tutto quello che succede è pensando, tutte le cose che vengono nella storia sono con questi, pensando che c'è molta tecnologia e anche c'è
i valori sociali, no? Questo, per esempio, è sviluppato con i valori sociali, molto valori sociali, ma poca tecnologia, sì? Quindi, per esempio, qui abbiamo due storie diverse, che succedono cose diverse perché l'escenario iniziale, come il tablero di gioco, è diverso, perché qua ce l'abbiamo molta tecnologia, molti valori ambientali, e qua poca tecnologia ma molti valori sociali, sì? Quindi alla fine arriviamo a quattro storie di futuro diverse. Io dico che non sono predizioni, perché quello che non è che diciamo ok, siamo qua e poi come arriviamo a qua, no, prima descriviamo, prima diciamo ok, immagina in 20 anni se ce l'abbiamo valori ambientali, molto valore ambientale in questa società e anche molta tecnologia, che succede con gli ecosistemi? Ok, gli ecosistemi saranno, io penso, non so, bene perché la gente ha molti valori ambientali, ma anche ce l'abbiamo questi molto sviluppata la tecnologia, sai, come l'energia eolica, ma un'energia eolica molto integrata nell'ambiente, e poi sì, questa energia che sta molto integrata fa che la gente fa il turismo su internet, sai, la gente per non... Io me lo sto... Sai, questo è una maniera di costruire, di sviluppare che cosa possono succedere, sì? Quindi io mi vengo qua e poi dico, ok, e come siamo arrivati qua? In 15 anni, qua siamo nel 2050 e qua siamo nel 2000. E nel 2025, no, non è che i valori, non è che la tecnologia è sviluppata così, c'era molto poca, non lo so, ma nel 2025 c'è le organizzazioni sociali hanno iniziato a parlare tra loro molto, quindi hanno iniziato a sviluppare molta tecnologia e poi sviluppare, e questo è relazionato, sì? Quindi alla fine noi ce l'abbiamo una storia, sì? E dopo si fanno le proposte, vale? Noi abbiamo la storia e abbiamo in questa storia delle cose che vogliamo fare, delle che vogliamo che succedano, e delle cose che non vogliamo, sì? E le proposte le facciamo con queste cose, sì? Ma questo è molto più chiaro quando ci mettiamo nella mano la massa, sì? Ma solo per adesso costruiamo degli story, sì? Per ispirarci, per pensare di un'altra forma, di un altro modo, nel futuro, con cose che possono fare, che possono succedere, delle cose che alla prima non pensiamo che succederanno, ma forse può essere, ma questo ci fa un scenario complesso, diverso, e anche ci aiuta a pensare di un'altra forma, sì? Di un altro modo, perché gli story di diverse, raccontare la storia di una maniera diversa è un strumento molto buono per ispirarci, sì? Quindi, ok, quindi prima, no, meglio questo di qua. Ok, prima guardate qua, sì? Abbiamo detto, vogliamo pensare nel lungo termine, sì? Vogliamo ispirarci per pensare nel futuro, e perciò che sviluppiamo queste delle storie diverse che possono succedere in un lungo termine, sì? E come si fa queste storie?
ce l'abbiamo la no, il nostro assunto, questione, che in questo gruppo sarà come la partecipazione nella Puglia. Sì? Come la partecipazione nella Puglia fino in nel 2030. Come sarà la partecipazione in Puglia nel 2030? La partecipazione cittadina in Puglia nel 2030? Come sarà la partecipazione cittadina in Puglia nel 2030? Sì? Quindi questa è una domanda che ci aiuta a sviluppare gli scenari. Sì? Ok, ma abbiamo detto gli scenari sono complessi. Lo prima che facciamo è capire chi sono los impulsores de cambio, gli agenti scatenanti del cambiamento. Sì. Chi sono? Quali sono i fattori vinculati, relazionati con il nostro assunto che è la partecipazione? Sì? Che possono essere fattori economici, fattori culturali, fattori tecnologici, sì? Fattori anche politici, sì? Tutti questi fattori. Quello che alla prima facciamo è capire quali sono questi fattori. Elaboriamo con, ce l'abbiamo qua, lavoriamo psicosociali, uno, economici, sociopolitici, tecnologici e pure gli ambientali. Sì? No, ma perché adesso... Sì? Quindi, ma questo è una come una scatola, caja, di fattori. Perché gli fattori, per esempio, sociopolitici, ci sono tante. Ci sono, per esempio, lo stato del... come stanno le organizzazioni sociali? Come stanno le organizzazioni sociali? Sì, l'estado, lo stato. Lo stato delle organizzazioni sociali. Questo è un fattore. Se ce l'abbiamo e molte organizzazioni sociali, questo è molto vinculato alla partecipazione, no? Ma anche... Quindi... Sociopolitici. Qua ce l'abbiamo lo stato dell'organizzazione sociale, ma anche c'è come la relazione, come sta il comune, sì? Quindi c'è un fattore di il potere del comune o la relazione del comune con i cittadini, questo è un altro fattore, ma ci sono altri fattori che possono essere la Unione Europea, sì? Gli politici europei o gli politici regionali, perché questo è vinculato anche alla partecipazione. Sì, abbiamo molti politici che favorecen, che impulsan, che appoggiano la partecipazione, questo è molto collegato, no? Con la partecipazione, se abbiamo, sì? E anche, per esempio, economici, ci sono anche, per esempio, i soldi pubblici per lavorare con i cittadini, questo può essere uno, può essere... il risultato della crisi, come sta la crisi, come ci affetta, un altro fattore, sì? Anche, non lo so, la economia, come sta l'economia, se è globalizzata o se è più regionale, perché questo anche può essere relazionato con la partecipazione, se l'economia è molto localizzata, forse ci sono molte iniziative partecipate, che fanno delle economie nella regione, per esempio, sì?
ossia un'economia molto globalizzata e può essere vinculata con la nostra, con la partecipazione, sì? Ci sono degli, per esempio, degli psico... Bueno, non mi ricordo come si scrive. Psicosociali, questo è lo stesso. Psicosociali, che questo possono essere... Come sono i valori della gente? Se la gente ha valori di giustizia sociale, per esempio, sì? Se la gente ha molto valori di giustizia sociale, questo è vinculato anche alla partecipazione, no? Se la gente vuole un meglio mondo, o, sì? Anche possiamo dire l'educazione o la istruzione. Sì? E anche ce l'abbiamo qua. Anche per esempio la pubblicità e i mezzi di comunicazione. Quindi qual è la relazione dei cittadini con la pubblicità o con i mezzi di comunicazione, no? Possiamo dire, no, qua i mezzi di comunicazione sono molto collegati alla gente, quindi quello che fa la gente lo comunicano per il mondo, no? Per lo Stato, per il nostro paese. Quindi questo è un fattore che anche può impulsare il cambiamento di la... questo di la partecipazione. Si capisce più o meno? Ok, ce l'abbiamo. Ok, qua per esempio un altro che può essere gli accordi internazionali, sì? Vinculati alla partecipazione. Sì? Sì, sì, adesso Europa ce l'ha tantissimi accordi con ogni paese, con l'Italia, con la Spagna, questo può anche sviluppare no? Sì, la Unione Europea, per esempio, paga questo corso e poi voi potete fare il lavoro partecipativo, quindi questo è vinculato alla partecipazione, no? Sì? Sì. Quindi ce l'abbiamo, ce l'ho qua di più, che Claudia ha tradotto per capire un po' meglio, quindi sì, dopo lavoreremo con questo. Se c'è qualcuno che vuole ispirarsi un po' di più, si può leggere, sì? Quindi, ma per adesso... Ce l'abbiamo questi tutti i fattori che sono importanti per il nostro tema, sì? Ma non lo so, forse lo stato del calcio non è molto importante per il nostro tema, quindi non è un fattore, sì? O non lo so, la fisica quantica, quantistica. È un tema bellissimo, ma per adesso non è molto collegato con la partecipazione. Non so, forse sì, ma sì. Quindi quello che abbiamo, tutti questi fattori, che sono come più o meno come 20, come 5 per scatola, sì? Più o meno, o 6. 5, 6 sociopolitici, 5 o 4, 5, 6 economici, 4, 6, sì? Di ogni scatola, sì? Ma sono sempre gli stessi? Sì, sono... Nel senso, vengono usati sempre questi o a dipendere, diciamo, dalla domanda posta? Questi sono degli scatoli più amplici, quindi io penso che tutti i fattori possono stare in una... Ma ci sono delle volte che vogliamo come sapere di più un fattore specifico
Quindi lo mettiamo, per esempio, in questa ricerca che abbiamo fatto in tutta la Spagna della valutazione degli ecosistemi del millennio della Spagna, in questa c'era un fattore molto importante che volevamo capire, che era questi assunti del genere. Del genere? Di genere, questioni di genere. Quindi una scatola di questa era genere. E poi fattori più piccoli, genere, ok, come si prende cura chi prende cura come dei bambini, bla bla bla, come l'economia relazionata con il genere, quindi chi ha soldi, chi non ha, e altri. Perché per noi, per la nostra ricerca, questo era un fattore che volevamo darle più importanza. Ma questi sono... Sì, ma questi sono... Ah, e anche per esempio, qualcuna volta abbiamo detto, per esempio, in un processo che abbiamo fatto con una rete di NGOs, di ONG dell'Europa, sì? Che è una rete molto carina, e volevamo sviluppare questo scenario, ma per il nostro assunto i fattori ambientali non erano molto molto collegati, sai come? Non erano, quindi qua c'era uno specifico culturale. Che, sai, il culturale può stare qua, anche psicosociali. Sì? Ma infatti, diceva lei, cioè, ci si rende conto che una di queste non è necessaria, si può togliere e metterne una più specifica, sostituirla con una più adeguata, sì, a quello che ci serve. Sì. Sì. Ma quello che è importante è avere in questa, abbiamo una grande scatola e luego scatoline, no? Quello che è importante è che nella grande scatola non avere solo fattori sociopolitici, avere fattori culturali, avere fattori economici, sai come? Avere diversità, perché questo ci dà di più ricchezza per il scenario, sì? Perché se solo parliamo dell'educazione, non è... persone si può fare, o ha indicato persone molto preparate, a dei tecnici, cioè lo posso applicare dappertutto, in piazza? Ok, questa metodologia iniziò anni fa con questa impresa di petrolio, petrolifera, che si chiama... Ok, questo non mi piacevo fare la pubblicità a questa impresa, ma... Vabbè, una. Sì, ok, la SEL, è questa. quello che... prima della prima crisi del petrolio, sì, prima di questo, questa impresa ha fatto questi scenari per capire, e poi hanno fatto degli proposti più resilienti con in dei differenti scenari con qualsiasi persona. Sì, no, io spiego, no, questo con la gente di Shell, ah, okay, l'hanno fatto, e poi è la compagnia che dopo la crisi è sviluppata di meglio, sì? Quindi questo lo abbiamo fatto con persone dell'università, ma lo abbiamo fatto anche in un spazio proteggito, come un parco nazionale della Spagna, che con i pastori, i ganaderi, gli agricoltori, sì? Con gli agricoltori, i ganaderi. I ganaderi sono gli allevatori. Ok, sai? Okay. Quindi si può fare. Perché la gente... Non è che per capire tutta la metodologia, per facilitare la metodologia, bisogna di capirla, ma per partecipare, perché i facilitatori dicono, ok, adesso pensiamo in questo, come pensi questo, come questo, sai? Quindi non bisogna di... Si può
Sì, e anche uno dei risultati che anche ci piacciono molto di questa metodologia è sviluppare un dialogo de saberes, de conocimientos. Un dialogo di conoscenza. Sì, quindi in questi scenari, molte volte, per esempio, abbiamo fatto un anno fa un scenario a Madrid, in una regione di Madrid, e c'era gente della università, e gente ganaderos, allevatori, gente impresari, imprenditori, gente che agentes de desarrollo local, agenti di sviluppo locale, sì, come della municipalità, quindi gente diversa. E questo è anche lo che è molto interessante, mettere a gente diversa per mettere un po' di più complessità, sì? Per noi come facilitatore è una sfida un po' di più, perché loro parlano in un linguaggio diverso, quindi dobbiamo anche capire come farli, sì? Ma è molto interessante per gli scenari, sì? Quindi se facciamo qua un scenario di Celle, del teatro di Celle, è interessante mettere alle donne che fanno il lavoro nella sua casa, con l'assessore, con la comunitazione, con, sai, come con queste diverse gente, sì? Quindi ce l'abbiamo tutti questi fattori, e poi diciamo, ok, dobbiamo scegliere due, solo due, gli più importanti e quello che ce l'abbiamo di più incertezza. Quelli che ci danno più incertezza. Più. Prima. Incertezza o più incertezza? Più. Incertezza. Los más inciertos. Sì, quelli più incerti. Ma sempre dei fattori, giusto? Sì, di questi di qua. Tra quelli con delle scatole grandi o delle poi. No, delle scatole piccoline. Ah, ok. Delle scatole piccole. Sì, perché qua ce l'abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ce l'abbiamo di più, no? Ce l'abbiamo questa lista grande. Qua diciamo, ok, questi sono i fattori importanti per il nostro assunto, ma ci sono dei fattori più importanti, sì? E anche quello che abbiamo più incertezza, quello che possiamo parlare di meno. Sì? Per esempio, non lo so, questo di la politiche, politici europei, sì? Questo noi non è che abbiamo certezza di cosa succederà, sì? Forse, sì, forse non lo so. Ci sono degli fattori che non sono tan incerti. Non sappiamo molto, ma non è che sono così molto incerti, sì? Quindi, gli più importanti e gli più incerti, e anche quelli che abbiamo meno capacità di fare qualcosa. Per esempio, immaginate che qua nel psicosociale ce l'abbiamo qua relazioni di associazioni e cittadini. Sì? Un psicosociale che com'è la relazione degli associazioni di Celle con i cittadini. Questo può essere importante o forse, ma noi possiamo fare cosa qua, no? Possiamo fare, quindi questo non è, ma qua non possiamo fare tante, qua, no, noi, si capisce? Sì, ma c'è un termine in italiano, qualcuno mi viene? Perché per dire questa cosa?
cioè dobbiamo scegliere gli elementi dove noi non possiamo assolutamente dove non ci possiamo influire, sono sovrastrutturati a noi, non sì, o per esempio non lo so, ambientali. Sì, di meno, questo è come di meno influenzabile per noi, di più incerti. E quelli che facciamo, scusami, li scartiamo oppure no, ci no, non scegliamo? Scegliamo proprio quelli. Sì. Ok. Sì. Sì. Possiamo fare a meno invece non li scegliamo. Sì. E immaginate, per esempio, il nostro... Ok, prima di mettere... Quindi, scegliamo due di questi 20, non è che diciamo gli altri lo rimaniamo perché lo abbiamo bisogno di loro, ma solo due facciamo il... tablero del nostro gioco, sì? Abbiamo come? Sì, ma è come una tavola, sì? Con un fattore qua, queste assi X, no? E assi Y, qua X, questo, sì. Quindi questi sono i fattori, abbiamo detto, importanti e incerti. Perché diciamo che abbiamo di meno influenza? Sì? Perché diciamo che questa metodologia integra l'incertezza? Perché lo più incerto è quello che ci mettiamo nel nostro tablero, nella nostra tavola. Sì? E perché mettiamo questo e non mettiamo lo che è di più incerto? Perché lo che è di meno incerto, perché lo che è di meno incerto, no, perché sì, possiamo parlare di più, sì? Perché qua, immaginate che qua è un fattore, l'altro, e qua, qua ce l'abbiamo quattro scenari, no? Un scenario qua, un altro qua, un altro qua e un altro qua. Ogni scenario ha una caratteristica diversa, sì? Uno è qua, uno è qua, altro qua e altro qua. E adesso diciamo, ok, e queste storie del futuro, come gli immaginiamo? Lo che facciamo è il resto di fattori che non sono scelti, gli altri, abbiamo 20, no? 20, 2 sono qua e gli altri 18 ci aiutano per pensare nel futuro. Quindi diciamo, ok, in questo scenario numero 1, sì, che stiamo qua e qua, come sarà l'educazione, come saranno le relazioni tra l'associazione e la cittadinia, gli altri fattori, come saranno tutti i nostri fattori prima. In questo scenario, sì? Quindi un esempio con i nostri ok, quindi per un esempio in questo scenario che abbiamo fatto 15 giorni fa, abbiamo detto, ok, per il nostro tema, che è l'economia solidaria, sociale e solidaria, solidale, c'erano due fattori incerti per noi, ma molto importanti per il nostro assunto, e che abbiamo alla prima non molta capacità di influenza. Che erano? Questo è le politiche europee, le politiche europee favorabili
che favoriscono l'economia sociale e solidale, sì? Questo è uno. E l'altro è il ruolo della giustizia sociale nei valori della gente, sì? Quindi nel valore della gente ci sta la giustizia sociale o no? Perché? Perché pensavamo, se la gente ha di più valori sociali, valori di giustizia sociale, forse l'economia sociale solidaria è molto... È più sensibile, no? Sì, e anche l'economia sociale è meglio, no? Sì, quindi ce l'abbiamo questi due fattori e quattro scenari. Qua è aumento degli politiche europee vinculate che favoriscono l'economia sociale. E qui una diminuzione. Sì? E qua aumento del ruolo che hanno i valori di giustizia, la giustizia sociale nel valore della gente, aumento, e qua diminuzione. Sì? Quindi ce l'abbiamo, un tavolo di gioco per questi scenari. Il primo scenario è un scenario dove nel 2035 ci sono più politiche europee che appoggiano all'economia sociale, però se i valori sociali della gente vanno giù. Qua è tutto buono, sì? Aumenta e anche aumenta. Tutto buono per noi che siamo nell'economia solidaria, sì? Quindi questo lo spiego dopo. E questo è come il peggio può essere. E riduzione, diminuzione e diminuzione. E questo è uno mixto. No, scusatemi. Questo è il peggio e questo è uno mixto. Sì? Quindi quando facciamo questi scenari, non è che perché c'è altra volta che quando pensiamo nel futuro diciamo ok, quando pensiamo nel futuro diciamo ok, cosa può fare nel futuro? Se tutto va bene, facciamo così, se tutto va male, facciamo così, sì, regolare, così. Ma questo non è molto complesso, sì? Quindi il nostro scenario sono di più complessi. Ma qua ci sono delle volte che c'è un scenario come qua, come l'uno, che era un scenario deseabile per noi. No. Desiderabili. Oh. Sì. Sì, quello che vorremmo la gente che lo facevamo perché... Quindi questo... ok. Questo è molto collegato con quello che abbiamo visto... lo che vorremmo, sì? Ci sono delle volte che come la gente... Tu le dici alla gente, ok, no, questo non è un scenario che tu vuoi, questo è un scenario, sì, succede questo, sì, le politiche europee passano qua e sì, i valori della gente passano qua. Non è che tu puoi dire quello che... Ma soprattutto la gente come noi che vogliamo, non so, un mondo meglio e stiamo così lavorando molto, e molte volte mettiamo questi aspetti deseabili, proiettiamo, e a volte... Questi quattro scenari, c'è qualcuno che non è molto interessante, perché è come questo scenario è come continuare con è come una proiezione uguale del futuro, del presente. Per esempio, immaginate che ce l'abbiamo un fattore ambientale qua, un fattore ambientale che è, non lo so, che è il cambio climatico. Sì?
e un altro che è economico, che è la crisi economica. Sì? Ah, è interessante che i fattori che non sono, che questi due fattori sono di due scatole diverse, non due. Ci sono della gente che dice: questi qua non possiamo non è buono mettere cose, fattori sociali, perché i fattori sociali possiamo parlare di qua. Ma non, io penso che non sempre è così. Ma quello che sì che possiamo, è importante, è che sono diversi, perché sennò, sì, perché lo che vogliamo è un scenario così che ci ispira. Sì? Immaginate che qua, crisi economica, che la crisi economica sigue, continua, e il cambio climatico aumenta. Qua è un scenario forse non molto importante, perché è come siamo adesso. Sì? Quindi quando succede questo, diciamo, ok, non facciamo 4, facciamo 3 plus 1. Che significa questo? Che facciamo 3 e facciamo un scenario, che il scenario che lo parliamo di controllo, che è un scenario deseabile. Un scenario che diciamo, se tutto è buonissimo, che cosa succede? Perché lo facciamo il controllo? Ossia, perché lo chiamiamo controllo? Perché ci aiuta a capire che forse in questi scenari ci sono delle cose che sono uguali che queste, ma qua non sono scenari deseabili. Sì? Si capisce? Quindi questo ci aiuta a capire, ok, quindi in questi scenari forse ci sono delle cose che non vanno bene in questo scenario, sì? Perché lo facciamo la comparazione tra questo, sì? Ma quindi questi due fattori abbiamo detto gli più che incerti, gli più importanti e anche ok, benissimo, benissimo. Quindi sono questi tre. Ci sono delle volte che abbiamo come 4 fattori che tutto possono essere. Quello che facciamo è un piccolo gioco e diciamo, immaginate che abbiamo 4 fattori che sono importanti, tutto, certi. Diciamo, ok, facciamo un piccolo gioco prima di mettere a tutti insieme a pensare. Diciamo, ok, questo è il 1 e questo è il 2, questo è il 3 e questo è il 4, questo è il 1, questo è il 4. Questo è il 2, questo è il 3, sì? Facciamo come un e pensiamo, ok, di tutte queste possibilità, qual è la più ricca, la che ci aiuta di più per quello che vogliamo? Si capisce? Perché a volte forse diciamo, ok, questo fattore è molto importante, questo è molto importante, ma dopo il tablero, ma dopo sono un po' simili queste e il scenario è un po' semplice. Sai come? Sì? Quindi questo lo possiamo pensare anche. Ok, più o meno. Sì, c'è una cosa, quello che bisogniamo di avere adesso è solo come una visione un po' generale. Capire un po', non os preoccupéis. Non vi preoccupate se non avete preso tutto, perché quando facciamo la metodologia io penso che mettiamo tutte queste idee come li sistematizziamo, sì? Ti posso fare una domanda? Sì. Ma nel caso in cui si stia lavorando ad un argomento particolare, sì? I fattori non influenzabili di grossa importanza siano più di 2, cioè ci sono 4.
oltre a questa cosa che diciamo sarebbe semplificare per giocare un po', come si fa poi a incrociare le, diciamo, i vari scenari? Che ne so, penso alla la pace in Europa nel 2030, allora c'è la crisi, c'è che ne so, la situazione in Ucraina, c'è la cittadinanza, la partecipazione dei cittadini, c'è l'educazione alla non violenza. Sì. Cioè, sono quattro fattori molto importanti. Sì. Io non posso fare semplicemente uno scenario, ne devo fare. No, no, facciamo quattro scenari, ma solo con un tablero di gioco. Ah, no, in questa situazione, ok, questo, diciamo, la, uno, educazione della pace, no? Un altro che cosa era? La crisi economica. Crisi? Un altro? La crisi ucraina era, ah. L'altro era la non partecipazione dei cittadini. Partecipazione? No, e l'altro? La crisi economica. Ah, è la crisi economica. Ok, la economia. Ok, va. Vabbè, una qualunque. Economia, sì? Noi con la gente facciamo solo quattro scenari con due fattori. Quindi, quello che possiamo fare dobbiamo scegliere solo due, vale? Ma io dico, come possiamo scegliere? Sì, è molto difficile perché non... Facciamo un po' la prova e diciamo, ok, iniziamo... Questo, uno qua e due qua. Come sarebbe se l'educazione per la pace aumenta? O se non aumenta, diminuisce? O e se la crisi ucraniana, e diciamo, ok, questo è interessante, ma sai, non tanto. Ok, facciamo un'altra cosa. La educazione e la partecipazione. E forse diciamo, ok, questi sono un po' collegati, quindi non è che ci dà un scenario molto complesso, perché l'educazione e la partecipazione, non so, sai? Quindi è molto interessante l'educazione e l'economia. Sono diversi e ci danno come gli scenari che possono, non sappiamo che scenario la gente farà, ma... Abbiamo un'idea di... No, possono essere interessanti e anche per le cose che noi vogliamo, come le proposte che vogliamo, è interessante. Adesso non abbiamo parlato ancora delle proposte. Questo è dopo, perché sennò sono molti dati, vale? Quindi domani parleremo come si fa le proposte e tutto questo, vale? Perché tutto questo è un risultato che anche per la gente, per fare la comunicazione è molto bello, perché tu hai come una storia di un scenario e anche facciamo degli... come un dibujo, un disegno del scenario. E c'è qualcuno che disegna, che leggi la descrizione del scenario e fa come una foto, come un... E questo ha molto potere per la gente, perché tu vedi, ok, io non voglio, per esempio, con questo di... Con questo di... Non so se potete... Non so se... Ok, si vede più o meno queste cose? Sì. Più o meno. Ok, qua è un scenario che c'è gente molto ricca, c'è gente molto povera, e c'è come un muro qua. No, questo ci dà un'idea di come è questo scenario. E tu puoi dire, uff, questo io non ci piace. Questo tu dici, oh, qua c'è una donna così con la pelle un po' scura, e qua un uomo con la pelle chiara, così parlando, non so, qua c'è il verde, c'è come una... questo...
questo non so, non sembra male, no? Questo c'è un'altra cosa, e questo, sì? Questo è un strumento comunicativo buono, come per la città, e anche degli story, perché quando tu la leggi ti aiutano molto a pensare in un futuro, a pensare in che cosa, sì? Ok. Ok, quindi per esempio, questo, un altro esempio degli scenari che abbiamo fatto, questo nella Spagna, questo vinculati con gli ecosistemi, sì? Che questo è anche, questo è un fattore economico e questo è un fattore degli politici, sì? Quindi politici e politiche, politiche ambientali reattivi, che significa questo? Che, sì, sapete, reattivi o proattivi. Quindi queste sono, non è che tu fai una politica quando ce l'hai un problema, questo è reattivi, tu ce l'hai un problema e poi ce l'hai una politica per regolare, per fare una cosa. A questo è, no, facciamo le politiche prima del problema, per, sì? E questo è economia molto globalizzata, un'economia di più localizzata, sì? Questo ci ha fatto quattro diversi scenari e abbiamo fatto queste storie, sì? Ok, più o meno ce l'abbiamo un po' l'idea. Sì, quindi non è sempre più o meno. Ok. Cioè, non è sempre quella descrizione di prima, sì? del tablero di prima, sembrava regolato come se fossero gli assi cartesiani, in positivo e in negativo. In questo caso non è in più negativo. Claro, no, ok, non è che sempre sono positivi o negativi, ma sono tendenze, sai? Come per esempio, possiamo dire, immaginate che uno di questi è il cambiamento climatico, sì? Non possiamo dire, ok, qua non c'è cambio climatico e qua sì c'è cambio climatico, no? Perché il cambio climatico c'è. Quello che possiamo dire è, qua l'aumento di temperatura, perché sappiamo che c'è, quindi l'aumento di temperatura è più veloce, sì. E qua è più lento, sì? Ci dà come una tendenza diversa. E qua, per esempio, qua nelle politiche, queste, perché non, per il nostro scenario non è che era buono dire di più politici, di meno politici. No, perché la caratteristica, perché nella Unione Europea ci sono dei politici europei, ambientalisti, per la natura. Ma quello che ci interessava è che, come questo già sappiamo che c'è, ci interessa sapere, capire come è la qualità. Se lo fanno quando già tu ce l'hai il problema, e ok, abbiamo 5 gradi di più nell'atmosfera, gli animali sono quasi, gli ecosistemi sono tal, ok, facciamo adesso una politica, ma i gradi già sono, sì? Era più interessante questo. Se capisce più o meno? Ok. Quindi, c'è qualcuno che mi può dire l'ora? 5:15. Ok, 5:15. Adesso faremo un po' la... Ok, no. Prima delle pause, sì? Io vado a fare con la vostra testa un po' così, ma solo molto pochito, molto poco, sì? Già l'ho fatto, no? Sai, a me mi piace tantissimo il succo, quindi... Sai che sei andato
leggero. È solamente per una cosa che io penso che lo facciamo di una forma diversa, che è meglio questa. Cambio la idea. Scusa, faccio una domanda? Sì. Ma lo scenario del futuro fino ad oggi non è mai stato fatto? È una cosa nuova, è un progetto nuovo? Questa metodologia? Come abbiamo fatto fino adesso? Questa metodologia? Sì. Ok, ci sono delle metodologie o delle tecniche che fanno come questa proiezione e anche i modelli matematici che fanno come i proiezioni con gli ordinatori, con il computer. Questo italiano è terribile. Ma quello che ha questa metodologia è che è una metodologia partecipativa, quindi non è che tu due persone si mettono a pensare nel futuro, come gli esperti due o tre pensano nel futuro, no. Che è una metodologia che si sviluppa con la gente, quindi è più partecipativa, sì? Questa è la novità. La novità è che c'è più. Sì, è anche questo, il sviluppo di questo di due cose così, sì? E anche dopo come si fanno le proposte, che non voglio parlare perché sennò la vostra testa è, sì? Ma ci sono delle cose nuove. Solo per voi, per sapere, l'Agenzia Europea del Medio Ambiente, dell'Ambiente, sì? C'è un dipartimento di prospettiva che solo fanno questa metodologia. Sì? Perché loro sono come, e fanno, e voi potete guardare sulle website in inglese, che hanno come il report di molti diversi scenari di futuri. Quindi adesso di più si sta sviluppando di più perché io penso che è abbastanza carina come metodologia e ci aiuta per... Certo, sono reali. Come? Sono reali, non sono basate, come dicevi, sulle proiezioni, no? Ma sono reali, come possono essere scenari reali, no? Sono basate sulla scienza, sul metodo reale. Non ho capito. No, dicevo, a volte no, la proiezione ci fa immaginare cose che non sono reali, invece questo tipo di studio sono cose concrete, reali, su dati veri. Sì, ma iniziamo sul dati veri, sul presente, ma non è che sul presente facciamo come al futuro, perché non è che vogliamo cercare quello più possibile, perché lo più possibile non mette la incertezza e la complessità, lo più possibile è lo che sappiamo di più. Sì? Quindi non è che vogliamo sapere l'effetto mariposa? No. L'effetto farfalla? Sì? No? Che per esempio abbiamo una casa e questo è un tetto. E c'è la pioggia e c'è una piccola gotta di pioggia, goccia di pioggia che si cae qua, fa qua du 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 e arriva qua, ma se c'è un piccolo soplo e soffio e la gotta fa qua, arriva qua, quindi una cosa piccolissima fa che la gotta sta in un punto totalmente diverso, quindi questa è una incertezza. Quindi non è che questi scenari lo facciamo con tutta l'incertezza, mettiamo, quindi non è che sono cose reali che possono succedere, ma non sono le cose più probabili, sono qualcosa di probabile. Non funziona, adesso non sono abituata a pensare così, no? Perché in pratica dice di calcolare l'imprevisto, perché il cercare è inteso come imprevisto, perché soffre sulla gocciolina, come imprevisto, però non sai se ci sarà, ma se tu pensi che ci possa essere hai anche una soluzione. Questo è questo. E anche perché se nel futuro succedono delle cose, anche succedono altre cose che non abbiamo pensato. Ma abbiamo pensato
a bastantes cose che possono succedere, ma forse no. Ma siamo pronti per loro, sì? Adesso siamo pronti, sì? Perché ecco, pare proprio un imprevisto, manco no, immaginato, ma che la utilità. Ma scusate, si apre il microfono, sarà a casa, non sentono niente. Ok. No, ma è meglio. Vai. Tu l'ho già detto. Sì, ok. Sì, tu dicevi questo, che quello che vogliamo le cose plausibili. Sì, quindi... no, ma è molto importante questa cosa, che siamo pronti per degli imprevisti, che però con dei fattori plausibili. Sì, ecco. Questo. Cioè, come sì. Hai fatto l'esempio del marziano, non ci interessa il marziano, no. Ma ci interessa che arrivano bolle d'acqua, no, per esempio, come sta succedendo ultimamente, che ci trovano impreparati, no? Sì, cosa è la bolle d'acqua? Bolle d'acqua. Pioggia fuori, si scrupola, sono molto forti, ok, non previste, sì, che fanno danni immensi, che la gente si trova disorientata. Per esempio, immaginate che uno dei nostri sono il cambiamento climatico, sì? E abbiamo detto il cambiamento, l'aumento di temperatura. L'aumento di temperatura è molto, diciamo, è molto veloce e molto più lento. Se è più lento, quindi scusatemi, se è molto veloce, forse ci sono di più pioggia così e più uragani o più, non so, perché gli ecosistemi stanno così più rivoluzionati, sì? Quindi questo possono fare perché, sì, è plausibile. Forse non passa, perché forse non sappiamo come la natura, che cosa va a fare con il cambio climatico. Sai, però questo è plausibile. Quello che non ha senso per noi è parlare, ok, un cambio climatico, quindi tutti quanti ce ne andiamo a Marte. Ok, se ce ne andiamo a Marte, che facciamo parlando di scenario, no? Quindi, sì? Questo non sarebbe plausibile. Un dubbio rispetto a questa metodologia. Quanto si può abbattere l'influenza dei nostri valori in partenza? Questo gruppo qui dentro, che ha delle credenze, leggiamo più o meno gli stessi giornali, accediamo in questo momento allo stesso più o meno livello di informazioni. Questo evidentemente è un fattore di influenza rispetto al lavoro che poi insieme facciamo di proiezione nel futuro e di scenari. Quindi queste influenze che obiettivamente appartenendo magari alla stessa cultura, abitando pressappoco nello stesso territorio, adesso, qui ora, no? Quindi a voler fare comunque questo sforzo di gettare quindi la palla 20 anni dopo, ha un'influenza, quindi il fatto di essere appartenere alla stessa religione, alla stessa quindi, etnia, stare nello stesso luogo, e quindi c'è un modo per arginare queste influenze? No. O non rientrano nella metodologia e non influenzano? No, quello che io penso, non so se l'ho detto, ma quello che è importante è che tu non fai un scenario con tutta la gente uguale. Tu metti biodiversità, sai? Quindi l'influenza non è mala, perché non è una cosa oggettiva. Quello che vogliamo è molte influenze diverse, non, sì, molti punti di vista sarebbe. Quindi questo è lo che facciamo. Quindi adesso questo è un corso, e il risultato per me più importante è che voi per voi capire la metodologia. Quindi il risultato non è tanto importante, il risultato degli scenari è bello, perché è bello anche, ma sì, per parlare nella partecipazione di a Celle o a la Puglia, dobbiamo avere gente di la municipalità, del comune, gente di tutti, sì. Ma quello che facciamo, la gente che siamo facilitatori, quello che facciamo è che a volte, immaginate, siamo, no, nel questo altro, nel, immaginate che siamo qua, che
che i valori sociali, i valori vinculati con la giustizia sociale sono molto pochi, sì, e anche le politici europei, no? Quindi in questo scenario non possiamo dire ok, c'è tantissimi cittadini che fanno delle cose, no, non va bene, perché stiamo, possono avere qualche gruppo piccolo organizzato che fa delle cose, ma non è una tendenza globale. Quindi questo, forse la nostra influenza di gente che vogliamo il cambiamento sociale, diciamo sì, qua 2000 associazioni necelie che fanno delle cose bellissime. No, perché abbiamo detto che non ci sono i valori sociali. Quindi questo non quadra. Forse qua, forse sì, perché i valori sociali aumentano, ma no, non qua. Sì? E per esempio, politiche europee favorabili, no? Immaginate che diciamo che in l'educazione, nella scuola, iniziano tutti i maestri a parlare un po' di che cos'è l'economia, come fare un'economia più buona per le persone. Ok, ma in questi scenari abbiamo detto che le politiche non vanno così, quindi di CRISP, scusatemi, qua, sì? Qua c'è di meno politiche europee, quindi nella scuola ufficiale forse non ce l'hanno. Forse qua c'è di più organizzazioni sociali che non dependono, non sono pubblica come comunitazione può sviluppare delle cose perché loro vogliono, sì? Ma non è che tu dici ok, in tutta la scuola e qua ci sta questa influenza della gente che forse che vuoi passare qualcosa, ma qua il facilitatore devi sempre dire ok, ragazzi, pensate che siamo in questo scenario. In questo scenario no, non ci sono le politiche europee, quindi come nell'educazione non può forse nell'educazione privata, nelle scuole private sì, non so, ma nella scuola pubblica come si può fare? Forse se pensiamo che sì va bene in questo scenario, dobbiamo mettere come una coerenza. Ok, no, perché c'è molta gente attivista che vanno nel recreo, nelle break della scuola per parlare con i bambini. E questa è un'iniziativa cittadina, non è di una politica pubblica, non è... Ok, questo può essere, ma così, non è che... si capisce? Quindi, questo è fatto dell'influenza. Uno, biodiversità, e due, siamo consapevoli che una cosa non va bene in un scenario, se lo diciamo alla gente, ma ok, siamo qua, questo può passare, ma questo è plausibile in questo scenario? Forse no, non è molto plausibile. Sì? Quindi, ecco, ripeti tu, c'è un facilitatore per ogni scenario? Almeno quattro. Sì. Sì. I quattro avvengono in contemporanea, praticamente, sì. Esamini, sì. Quattro postazioni parallele. Volevo chiederti, ma il futuro scenario ha un minimo di lasso di tempo, non so, da qui a 5 anni o minimo da qui a 20 anni o è un massimo di tempo? Ok, sempre facciamo il future scenario per il lungo tempo, quindi 5 anni sono pochissimi, sì? 20 anni, nel nostro scenario vogliamo mettere 16 scenari, 16 scenari, 16 anni che sono così pochi, ma per aiutarci un po' di più, ma
20 anni o 20, 30, ci sono degli scenari che fanno 50, sì? Ma la scala temporale è vincolata con la scala territoriale, sì? Quindi sì, il future scenario lo facciamo, per esempio, di la città di Celle, e possiamo mettere un po' il tempo un po'... Sì? Ma se lo facciamo di tutta l'Europa... Sì? Si capisce? Più è grande lo spazio, più è lungo il tempo. Sì. Si può fare anche per un'attività, per una società, Per una... Sì, si può fare... Sì, si può... Sì, si può fare per una organizzazione. Noi lo abbiamo fatto sempre per organizzazione un po' grande o per rete di organizzazione, sai? O per esempio, ok, anche abbiamo fatto gli scenari per... abbiamo iniziato però, ma non abbiamo finito, di Altecchio, della nostra organizzazione, quando abbiamo... anni fa, quando abbiamo avuto i nostri primi 5 anni, che... era un momento molto buono per noi, abbiamo detto ok, vamo a applicare questa metodologia anche per noi, no? Ma devi essere un assunto complesso, sai, se è una, non lo so, se è un'organizzazione di 2 persone, molto piccola, che fanno, forse facciamo un'altra metodologia, o possiamo giocare un po', ma... Sì, un'organizzazione un po' più, per esempio, il teatro di Celle qua, che c'è gente, ma è complesso, perché è molta gente che può essere vinculata, molto livello di decisione, no? Ci sta, questo è un po'... Sì? Quindi, comunque, questa metodologia, di fatto, poi dovrebbe essere alla base anche delle... Sì, 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 buonissime. Penso che io non ho detto questo, quindi grazie, perché questa metodologia molte volte la facciamo prima delle pianificazioni, perché prima facciamo degli scenari complessi, con i fattori, la incertezza, tutto questo, e poi facciamo i proposte, sì, che questo per domani, i proposte, e poi facciamo la pianificazione, l'action plan, no? Ok, quando? Questo quando? Chi lo fa? Dove? Per esempio un comune, per la nostra esperienza, i comuni, no? O i territori, le province o le aree metropolitane, quanto fanno uso di questa dinamica per programmare? Per esempio, un'altra organizzazione che è come molto molto vicina a noi, e abbiamo fatto per un comune di un paese di Madrid un scenario di futuro per gli assunti come culturali, come le questioni culturali. Questo non mi la metto nella testa. Perché il comune voleva fare una strategia per la cultura, sì? Quindi all'inizio si è fatto gli scenari con le proposte, e le proposte hanno aiutato per costruire la pianificazione, sì? Dove, scusa? Madrid. A Madrid, nel sud di Madrid, come una piccola città che è nel cinturone urbano, che vicino della provincia di Madrid. Sì, come della periferia di Madrid. Scusa? Interland. Ah, Interland, okay. Ok, quindi io penso che possiamo lasciare qua, sì? Abbiamo, che ora sono? Le 5? 5 e 5, ok, bene. E, non più, come 10 massimissimo, come 15 minuti, ma non è che in 15 minuti noi iniziamo a lavorare, sono 10 minuti di
qualcuno fa lo che vuoi, e in 15 minuti, quindi alle 5 e 20, sì? Alle 5 e 20, tutti quanti devi essere seduti nelle tavole che abbiamo lì là, sì? Perché quello che è dopo il break andiamo a pensare sono negli fattori, sì? Negli questi 20 fattori per i nostri scenari. Ah, sì, è possibile, quindi facciamo, è possibile... Ah, 6:30? Sì, non è le 6, infatti, è 6:30. No, è... Ah. Sei e mezzo? Sì, ma è fino a 3, di 3 fino a 6, no? No, 6:30. Ok, 6:30, va bene? 9:30, 13, quindi mezz'ora alla mattina. Sono 7 ore al giorno, quindi sono 3:30, 3:30. Ah. Quindi fino alle 8 qua, no? Quindi pausa di mezz'ora. No, pausa di un po' 15 minuti, ma 15 con 5 minuti di più, ma sai alle 20, alle 5 e 25, così tedeschi tutti quanti.